Benvenuti in questo nuovo weekly vlog che ho deciso che diventerà una nuova serie del canale. Quindi non ci sarà più un video a settimana ma ben due. Queste macchine qui sono un po' deboli, non regalano soddisfazione della ghisa. Cioè sono troppo leggere. E quindi ieri sera prima di andare a letto ho avuto il lampo di genio. Le voglio rinforzare con gli elastici. Ah, ora sì. Eh sì, quando manca la ghisa bisogna saperci ingegnare. Comunque, tornando al discorso di prima dei due video a settimana, che non ho finito perché qualcuno mi ha interrotto. Dovete finirla di interrompere mentre parlo. Iniziare a fare due video a settimana ora che inizia la sessione estiva è un po' una missione suicida. Però a me piacciono le sfide, quindi vediamo cosa riuscirò a tirare fuori. Lilli! Ma guarda te che tocca fare per fare un esame di matematica. Hai 10 però il mio esame scritto di matematica. E che faccio? Io un timelapse di me che faccio un esame all'università non lo registro? Ho un sacco di paura che la telecamera a fare un timelapse così lungo si surriscaldi. Vabbè, sono andato in bagno a fare la pipì tipo 5 volte in mezz'ora. Se dovrò farla mentre sto facendo l'esame me la faccio addosso. Cioè, tanto sono a casa mia. Sono le 9.30 del 16 giugno e fra 15 minuti ci sarà l'appello, quindi starò per i prossimi 15 minuti seduto sulla scrivania a guardare la finestra in stato vegetativo. Tutto è pronto, ormai l'attesa è pressoché finita. Dai, morirò. Sì, morirò. Tantissimo. Nel mio piscio. Buongiorno. Buongiorno. Ok, ho finito. Allora, sinceramente non è andato al top come mi sarebbe piaciuto, però... speriamo bene. Questo è tutto il fogliame che ho generato. Ho 3 esercizi con diversi punti. Un paio di cose non mi sono riuscite. Non ho le aspettative molto alte. Però vediamo. Vediamo cosa uscirà fuori. Incrociamo le dita. Sto andando da cinesi perché devo comprare delle luci che mi serviranno per allestire il set di un piccolo video. Cioè che in realtà non sarà un video solo ma una serie di video. Una serie di 4 video. Spero che vi piacerà questa miniserie perché ci tengo molto. Ciao. Ho finito di registrare il primo video di questa miniserie e verranno dei video semplici dove parlo e vi racconto cose. Comunque ho montato la striscia LED e è fighissima, c'è anche il telecomandino. Cambia luce, ho detto cambia luce. Sono molto soddisfatto della mia striscia LED. Let's make this unboxing. Due bei pacchettini easissimi. Che ci sarà mai? Un Moleskine. Wow, fighissimo. Uso sempre l'agenda per programmare quello che andrò a fare nelle giornate. E vorrei iniziare anche a usarla al posto delle note del telefono. Perché il telefono potrei perderlo da un momento all'altro. Mi potrebbe esplodere. E se dovessi perdere tutte le cose che ho scritto nelle note, forse mi ammazzerei. La carta è più fidata. Non si può unboxare un quaderno o un libro se non lo si annusa. Ah. Quindi, agenda, top. Secondo pacchetto. Una corda professionale. Ok, cosa consiste? È una corda da velocità, diciamo. Si può regolare l'estremità con queste viti, la lunghezza. E niente, andiamo a provare. Vediamo come lavora questa corda. Sicuramente non una delle migliori corde del mondo, però c'è da dire che non sono capace a saltare la corda. Poi mi sono lapidato il petto, cioè... è un'arma quella cosa. Lo sapevate che il salto della corda è il miglior modo per consumare calorie? E fu così che andarono sold out tutte le corde su Amazon. Lele! Presente. Ricordi. Oggi ho un altro esame, però non voglio raccontarvi di questo, ma piuttosto del fatto che oggi è il 19 giugno e ancora non ho fatto il mio primo bagno in mare. Ok, ci siamo. Passiamo dal countryside alla seaside. 13 km di distanza e 30 gradi di temperatura. Non sono un grande podista, cioè diciamo che non sono neanche un podista, però mi piace mettermi alla prova e vediamo se ce la farò. Siamo quasi al quarto chilometro, fa caldo. Al di là di quella pineta c'è il mare. Siamo quasi e sinceramente mi aspettavo più dura, cioè. E sto una crema. Easy. Ok, adesso che ho finito il riscaldamento posso allenarmi.
Ovviamente sto scherzando, tutti sappiamo qual è l'unico motivo per il quale sono venuto al mare. Per il quale sono venuto a corsa non lo so. Che benessere. Primo bagno del 2020. Direi più che meritato questo primo bagno dell'anno. Il fatto è che l'arrivo dell'estate non me lo sono per niente goduto, perché c'è stato questo periodo e quindi non lo sento il periodo estivo ancora. Sembra passato velocissimo quest'anno. Adesso è arrivato il momento di tornare a casa, pronto per il secondo round dei 13 km. Siamo al ritorno, penso che lo farò leggermente più piano. L'andata l'ho fatta in un'ora. Non so in quanto lo farò il ritorno, però sono le 6, alle 7 e mezzo spero di tornare a casa. Andrò a passo mamma, no, un po' più veloce di passo mamma, dai. Farò il famoso passo merenda. Ho le gambe a pezzi. Ora faccio veramente il passo mamma. E se prima l'arrivo è indicato dalla pineta, adesso è indicato dalla città, dalla civiltà. Ho le gambe a pezzi, però almeno sono felice. Dove tutto è iniziato 26 km fa. Ah, facciamo un altro bel unboxing. Ah, ho comprato la cosa più pericolosa che potessi mai comprare. Ecco, se voi guardate le compilation di Fail, cos'è che non manca mai? Un uomo che casca usando una sbarra per le trazioni da attaccare alla porta. L'ho presa su Amazon a 16 euro e non ho le aspettative molto alte. Non sembra troppo fragile, dovrebbe tenere fino a 100 kg. Come si suol dire, se è Francesco a non andare dalla sbarra, è la sbarra andare da Francesco. Okay, vediamo se mi spaccherò il coccige oppure no. Sembra resistente. Questo è quello che pensano tutti poi quando finiscono i video dei Fails. Ok, no, regge. Ok, regge. Non me lo aspettavo. Molto soddisfatto di questo mio acquisto. Molto probabilmente fra un mese mi sarò spaccato il coccige, però per quel mese sarò felice. Sono al centro commerciale per comprare alcune cosette che mi serviranno per il video dei 500 iscritti. Una bella ciotolona. Chissà per mangiare cosa mi servirà. Ho fatto la food challenge e adesso sto camminando per digerire questa settimana sul canale. Cavolo, è stata dura.